Siamo in compagnia di Ennio Drovandi, benvenuto qua a Sanremo. Grazie a tutti, grazie alle interviste. Grazie, no, grazie a te. Aspettavo questo momento, guarda. Proprio, per da una vita, diciamo. Infatti l'ho proprio aspettato. Proprio. Ma allora, io intanto nel frattempo sono andato a ordinare, ma ragazzi, chi paga? Bella questa cosa, mi hai fatto dare in mente forse la più bella serie televisiva, che era I ragazzi della terza C, veramente degli anni 80 e 90, che era straordinaria, grazie. Vedo che comunque tu sei in tinta con Amadeus quest'anno. Sì, sono anni che volevo proprio essere in tinta con Amadeus. Allora avevo due possibilità, o mi facevo questo o mi allungavo il naso. Siamo qua in compagnia di Andrea Montovoli, direttamente buongiorno. Dall'isola qua che c'è vicino, giusto Andrea? Qualche anno fa. Qualche anno fa. Quanti anni sono passati? Sono passati dal 2015. Oh, però. Stiamo parlando di un po'. Però è un ricordo abbastanza vivo e nitido, perché ti ammetto che mi manco ogni tanto quell'isola. Io vengo dal mondo della radio e vediamo quando le persone, soprattutto che fanno il cinema e la televisione come te, vengono in radio e si sentono un po' fuori luogo, sì, per i ritmi, per i tempi, giusto? Sì, però si sentono anche libere, lasciami liberi. Dire questa cosa. Bravo, che vero, la radio è un'espressione, secondo me, la più libera espressione che c'è. Perché non tutte, eh? Non tutte. Non tutte le radio, perché le major, ricordiamo, purtroppo, ci impongono dei tempi, dei ritmi, le canzoni che vogliono loro. Però, insomma, ci danno una grandissima visibilità, dico. Però ti dico, a dispetto del cinema o della televisione, che certo, dove hai comunque dei ruoli, se vogliamo, da recitare, no? Nella radio in realtà sei te stesso, e quindi questa è una cosa che anche tu mi puoi confermare, è molto libera, sì, no? Finalmente qua due bellezze incredibili, voi siete diventate sempre più belle, qual è il vostro segreto? Grazie, allora il nostro segreto, allora, sicuramente il sorriso, certo, insomma, prendiamo la vita con leggerezza, nonostante, diciamo, ci sono dei momenti, degli alti e bassi, ma bisogna saperli cavalcare, secondo me. Questa è un po' la chiave per riuscire a tenersi belle fresche. Poi sicuramente anche un buon chirurgo. Ma non è vero. Anche non un è buon vero. Chirurgo, no, che guarda, io tiri su qualcosa quando crolla. Io vi vedo, non è vero. Non è vero. E qualche vitamina sotto pelle che gli dà la piena luminosità al viso e ci porta in alto. Ammettere che abbiamo sempre avuto da ragazzine dei look così brutti che migliorarsi non era difficile, quindi secondo me è il cambio look. Non è vero, io guarda, vi rivedo dopo qualche anno, devo dire che siete veramente bellissime. Grazie. Ma a parte il bellissimo, grazie, siete sempre simpatiche, disponibili, carine, gentili con tutti. Allora seguite le Donatella sui loro social network, vi ringraziamo di essere stati qui. Grazie a voi. Davanti al nostro bellissimo cameraman.